Tra Paris Saint Germain e Swiss Carcerand che conducono 4-2. Cosa ne pensi di questa prima frazione del gioco? Penso che abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo, diciamo, concretizzare meglio sotto porta e migliorare nella fase difensiva, perché abbiamo buttato troppi palloni. No, io penso che comunque voi davanti siete stati molto cinici rispetto ai vostri avversari. Avete sofferto un po' di più, però davanti avete sbagliato poco. Cosa ti aspetti da questo secondo tempo? Mi aspetto un secondo tempo al livello del primo. Bocca al lupo. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If you think you're stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No advance of us, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he sits his pals out of him. Whatever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just let me know that you're not alone. Siamo qui a fine partita tra Paris Saint-Germain e Scarzenale con Frasca e Rainaldi. Partiamo da te, Frasca, partita molto sofferta. Per la seconda settimana di fila hai fatto ottimi interventi. Che ne pensi? Poteva andare meglio? Sì, nel secondo tempo ci hanno distrutto fisicamente e col campo bagnato, noi che giochiamo palla a terra siamo stati penalizzati molto. Cosa ne pensi e cosa speri per il proseguo del torneo? Ah, dobbiamo giocare come sappiamo e puntiamo sempre in alto. Bocca al lupo. Passiamo a Rainaldi, come ha detto anche Frasca, avete fatto una partita molto fisica, cosa ne pensi? Ma sicuramente abbiamo i giocatori fisici per fare una determinata partita, poi certo abbiamo giocato bene, ma soprattutto grazie agli interventi del portiere non siamo riusciti a portare il risultato a casa. Lo chiedo anche a te, due punti persi o un punto guadagnato? Ma per la partita che abbiamo interpretato secondo me sono due punti persi, però sapendo chi ce la porta, il punto secondo me è andato bene, soprattutto gli ultimi minuti potevamo fare qualcosa in più dato che eravamo un giocatore in più. Bocca al lupo anche a te. Grazie. Per il torneo.